Fase 1. La faccio un 2-5-1, Re minore, Sol e Do maggiore, in cui mi appoggio sempre al quinto grado. Re, Sol con il suo La. Poi vado in Sol e faccio Sol e Re. Poi vado in Do, Sol, Do, Sol basso, Do, Sol acuto. Il ritmo è sempre questo. Dopo che ho dato la nota che faccio in Emmer, e questo è il segreto, nota in Emmer, poi Ghost, Ghost. Quindi il primo esercizio è questo. Poi mi appoggio al quinto grado. E poi vado ad appoggiarmi anche sugli altri accordi. Re, Sol, Do. Re, posso anche prenderlo basso. Sol, Do. Ok, il secondo passaggio invece andiamo a mettere delle terzine di sedicesimi con la mano destra. Ne andiamo a mettere ogni tanto, alterniamo. Quindi una volta ad esempio con, una volta normale. Sempre sul mio 2-5-1, quindi Re che va Sol e che va Do. Sul Re appoggio o La superiore o La inferiore. Chiaramente poi se appoggio quello inferiore, di bassi, sto parlando di bassi, La vado a Sol basso. Poi faccio il Re, che è la quinta di Sol, per andare a Do. Sul Do posso appoggiare o il Sol basso o il Sol acuto. Terzo e ultimo passaggio, sul Do andiamo a inserire delle sestine. Allora, in questo caso cosa faccio? Faccio Do, tonica, quinta e ottava. Per ognuna vado sempre a fare Ghost con il pollice e Ghost con lo strappato. Quindi viene fuori 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ok? E vado a inserirlo a fine giro. Ora. Quindi vado a fare il Re e il Sol normali come li abbiamo visti prima. Mezzo Do normale e qua parte l'accelerazione con le sestine. Bene, spero che vi sia piaciuto. Ciao!